6 secondi e 3 il suo vantaggio Rosberg su Prost, il quale difende la sua posizione dagli assalti di Pironici, Ver, Lauda, Giacomelli, eccetera. E vedete Pironi che cerca di superare Prost. Non dimentichiamoci comunque che la classifica viene fatta per somma di tempi, e nella somma dei tempi, dopo 27 giri di corsa, Pironi è ancora sensibilmente superato da Prost. Come potete vedere, la classifica essendo a 18 secondi e 8 da Rosberg, mentre Prost è solo a 6 e 8, che vuol dire che ha 12 secondi di distacco Pironi, che sta scavalcando in questo momento Prost. Pironi quindi, per scavalcare Prost realmente nella classifica per somma di tempi di questo Gran Premio di Detroit.